Un'organizzazione impeccabile che non lascia spazio all'improvvisazione. Alla Palaunimol di Campobasso è partita senza intoppi la campagna vaccinale destinata al personale del mondo della scuola. Il vaccino somministrato è quello prodotto da AstraZeneca. Tutto si svolge nel massimo ordine, senza assembramenti, all'interno di spazi ampi. All'ingresso l'accettazione, poi attraverso percorsi prestabiliti, l'arrivo alle cabine dove vengono somministrati i vaccini, 12 in tutto. Pochi istanti ed è fatta. Non rimane che attendere 20 minuti seduti distanziati all'interno dell'ampio spazio adibito per l'occasione, sotto lo sguardo vigile di infermieri e di un rianimatore. Scaduto il tempo e se non ci sono reazioni avverse si può tornare a casa. Il primo passo verso l'immunizzazione da Covid è compiuto, in attesa della seconda dose che sarà somministrata tra qualche settimana. Il rettore Luca Brunese e Anna Paola Sabatini, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, hanno incontrato i giornalisti in questa giornata importante che segna una fase di svolta per la scuola molisana, un segnale di speranza in questo anno difficilissimo. L'idea che abbiamo avuto di scegliere una struttura sicura e grande è venuta un po' guardando anche quello che si è fatto nel resto d'Italia. Devo dire, noi siamo stati forse anche più veloci. L'idea è che nella fase 2, in cui all'inizio il vaccino AstraZeneca era possibile soltanto per il comparto scuola, istruzione, università, ci è sembrato bello farlo tutto insieme, avendo una struttura che consentiva di farlo nella maniera giusta. Chiaro, il problema organizzativo è la cosa più importante, perché l'utilizzo degli spazi ha senso se uno è ben organizzato. Quindi, come avete visto, c'è un'accettazione molto ampia, in modo da garantire che la fila fuori sia il più veloce possibile. Le postazioni vaccinali sono molte. Alla fine, se uno è ben organizzato, il tempo della fase iniziale non è lungo, ma anche il tempo del vaccino è breve. Paradossalmente la cosa più lunga sono i 20 minuti di attesa dopo il vaccino, però una struttura come questa, organizzata in questo modo, consente numeri grandi, che era poi la nostra idea iniziale. Noi abbiamo dato disponibilità di fare tutti quelli che la Regione, l'Ufficio Scolastico Personale, l'ASREM ci indicano di fare, ricordando che noi comunque in questa sede somministriamo solo il vaccino AstraZeneca, anche perché è più pratico, diciamo, nell'utilizzo rispetto a quello Pfizer. Come sapete, probabilmente nel fine settimana l'ASREM sta utilizzando questa struttura per la vaccinazione degli ultra ottantenni col vaccino Pfizer. Una volta che c'era la struttura era peccato poi non usarla sempre. Noi siamo settati per avere, come avete visto, 12 postazioni, c'è l'infermiera in ogni postazione e c'è un medico, diciamo, ogni due postazioni. Oggi è una giornata importante e non posso non aprire non facendo i ringraziamenti al rettore Brunese, a tutta la sua struttura per la straordinaria opportunità che ci hanno dato. La disponibilità per la scuola è sotto gli occhi di tutti, un'organizzazione straordinaria, in piena sicurezza, ci tengo a dirlo, perché in questo momento affrontare un passaggio così importante, la possibilità di farlo in sicurezza è un ulteriore valore aggiunto, quindi non solo la possibilità di accedere al vaccino, che in qualche modo è anche un privilegio per il nostro personale, che appunto con questa grande adesione e con questa grande risposta dimostra di averne compreso la portata, e per noi è fondamentale perché davvero ci dà la prospettiva di poter riaprire senza più chiudere e di farlo in sicurezza.